Ciao a tutti e benvenuti nella seconda parte del video recensione di fine anno. Praticamente l'ultima parte del video non è stata registrata perché si è scaricata la videocamera, quindi ho tagliato la parte del make-up e ve la faccio in questo video. Se volete vedere la prima parte la troverete sempre sulle playlist e sulle recensioni. Ho cambiato anche inquadratura perché ovviamente adesso è sera, io stavo per uscire e mi sono accorta di questo problema, quindi mi sono ritagliata questi 20 minuti per finire di registrare il video. Allora, quindi ricominciamo per me, non per voi, a ricapitolare le recensioni per quanto riguarda il make-up dei prodotti finiti per l'anno 2018. Prima cosa di cui vi parlo, vi dico già da subito che quasi tutti i prodotti sono Mulac, sono queste tre cialde delle palette per contouring sia in crema che in polvere Atene Olimpia. Atene Olimpia. Mi sembra si chiamassero così. Comunque, le palette per contouring, ce ne sono due, una in crema e una in polvere, quindi non vi potete confondere. Io ho finito Mirror, che era un illuminante, il correttore aranciato Demetra e la cipria che si chiamava Apollo. Sto cercando di finire quanto più possibile questa palette, queste due palette che io ho adorato, però ho fatto uno sbaglio grandissimo quando le ho comprate. Il problema è che le ho comprate così distinto tutte e due. In realtà, secondo me, se uno non ci lavora, sarebbe meglio non comprarle tutte e due, ma farne magari una con due in crema e due in polvere, oppure tre in crema e tre in polvere, ma diciamo che due colori già vanno più che bene, perché purtroppo molte di quelle cialde, sia in crema che in polvere, hanno colori troppo scuri. Io adesso non sto potendo, riuscendo comunque ad utilizzarli. Cercherò di smaltirli, vediamo in qualche altro modo, ancora non so, però mi trovo strabene. Trovo comunque che quelli in crema siano leggermente comedogeni, quindi almeno a me sulla mia pelle ho trovato questa caratteristica, nonostante comunque durino tantissimo, si sfumano bene e tutto, però mi creano molte imperfezioni nel viso. E poi quando non andate ad utilizzare la crema per un po' di tempo tende a seccarsi, quindi la dovete lavorare un attimino o col dito per riscaldarla bene oppure con l'olio, ma questo credo che sia una caratteristica un po' di tutti i prodotti in crema che comunque non hanno un pottino proprio apposito, ma si trovano in una palette che comunque prende molta aria. E comunque le consiglio, però non consiglio di comprare l'intera palette a meno che non siete MUA e quindi ci lavorate. E poi questi prodotti hanno un buon inci, quindi potete stare tranquilli di spalmarvela tranquillamente su tutto il viso. Altri prodotti scoperta 2018 sono questi illuminanti in crema, sempre Mulac. Io ho il rose e il gold. E mi ci sto trovando benissimo, a parte che quest'estate mi ci facevo totalmente il bagno e quindi lo utilizzavo per le gambe, per la zona delle braccia, sul viso. In inverno lo sto utilizzando addirittura sotto il fondotinta, ho mischiato col fondotinta per dare appunto un effetto ancora più illuminante al fondotinta, che a me piace moltissimo. E sono prodotti che hanno un buon inci, anche questi non contengono siliconi. Io ve li consiglio perché non creano problemi, non sono comedogeni, non rendono la pelle oleosa, ma neanche la seccano, si fondono perfettamente con l'incarnato e non sono eccessivi, quindi hanno un effetto molto naturale, ma quando ci batte appunto la luce tendono a risplendere tantissimo, quindi ve li straconsiglio. Poi, altro prodotto Mulac. Il fondotinta in stick. Questo prodotto è un ottimo prodotto, ha un'ottima durata, l'ho utilizzato anche in estate durante le giornate lavorative, quindi in giro praticamente la mattina e il pomeriggio in ufficio, in giro la mattina con 35-37 gradi, andando a destra e a sinistra sudando, regge benissimo, però trovo che sia un fondotinta adatto per pelli grasse e non secche come la mia. Difatti anche per questo Mulac lo consiglio in combinato con l'olio, il Dew Mix, con cui io mi sto trovando molto bene. Ora sono in fase, sto per terminarlo.
mi trovo molto bene perché lo uso questo prima di truccarmi, non solo con questo fondotinta ma in genere con tutti i miei fondotinta, nel contorno occhi e nel contorno labbra, che sono le zone che, anche se ho la pelle appunto secca in tutto il viso, tendono però a seccarsi ancora di più. Quindi trovo appunto che questo sia un aiuto molto molto valido, ed è un olio che non crea assolutissimamente imperfezioni o punti neri. Quindi il fondotinta assolutamente lo promuovo, ha una coprenza medio-alta direi, e si sfuma facilissimamente, ne serve davvero pochissimo, però appunto lo consiglio a chi ha una pelle grassa e non secca come la mia. E consiglio tantissimo invece l'olio che ha la pelle secca come la mia, lo trovo veramente un validissimo alleato, soprattutto nel periodo invernale. E come correttori vi parlo appunto di questi due correttori full coverage, sono quello di Bella Oggi e quello di Catrice. Io li uso in colorazioni molto scure perché ho le occhiaie grigie, grigio blu, quindi mi serve necessariamente un fondotinta che vada sul giallo o comunque color pesca. Sono due correttori ad alta coprenza che generalmente non vengono consigliati per la zona del contorno occhi perché tendono molto a seccare. Difatti proprio per questo vi dicevo che li uso in combinato con l'olio Mulac per renderli più liquidi. Questo non gli fa perdere coprenza e mi permette di poterli stendere tranquillissimamente nel contorno occhi senza creare quelle lineette fastidiose. E io con questi mi trovo benissimo. Considerate che io ho anche il Pro Longwear della MAC nella colorazione NC20, ma onestamente per me non ha assolutissimamente un'alta coprenza tanto quanto i pottini di Bella Oggi e di Catrice, che costano un decimo di quello che costa il MAC, perché a me è costato 20 euro, e mi ci trovo molto molto meglio. Difatti il MAC ce l'ho da 2 anni ed è ancora praticamente quasi tutto qui, perché non riesco neanche a smaltirlo del tutto proprio perché non copre secondo me benissimo. Allora, a questo punto finisco di parlarvi dei correttori e vi sconsiglio assolutissimamente questo prodotto, che è il nascondino di Neve Cosmetics. Questo non mi ricordo neanche che colorazione è, comunque assolutissimamente non copre, soprattutto per chi ha le occhiaie molto accentuate come le mie. Non mi piace come si stende, secca moltissimo la pelle, soprattutto a chi ha già una pelle secca, e assolutamente non lo consiglio. Considerate che tutto il prodotto praticamente è qui ed è seccato perché non sono totalmente riuscita ad utilizzarlo. Prodotto. Ah, mi sono dimenticata di dirvi che i correttori, sia Catrice che Bella Oggi che MAC, non hanno un buon inci, è neanche lontanamente accettabile, sono prodotti con siliconi. Per chi non lo sapesse, perché magari appunto non segue il mio canale, io per quanto riguarda il contorno occhi, le sopracciglia, le ciglia e alcune volte, non sempre, i rossetti, faccio delle eccezioni e uso prodotti con i siliconi perché mi servono necessariamente dei prodotti che siano non solo ad alta coprenza ma anche che abbiano una tenuta, che è comunque non sempre un prodotto con inci naturale ti può dare, soprattutto se magari stiamo parlando di correttori molto economici come ad esempio Bella Oggi o Catrice, che costano sui 3 euro, quindi quelli non hanno un buon inci. Un prodotto invece che ha buon inci, lo trovate da H&M, è questo primer per pelli miste. Non contiene assolutissimamente siliconi e parabeni ed è un ottimo primer per chi però ha la pelle molto da grassa a molto grassa. Minimizza tantissimo i pori. L'ho usato anche come primer per gli occhi e mi sono trovata veramente ma veramente bene. E quindi non posso che consigliarlo, questo l'ho pagato sui 10 euro. E dei prodotti che non hanno assolutamente buon inci che rientrano nelle eccezioni di cui vi parlavo prima sono questi due mascara, questo qui è della marca Cost e questo qui è della linea Essence. Per correttezza vi devo dire che questo della linea Cost mi è stato omaggiato. Per quanto riguarda quello Essence, questo qua è l'Instant Volume Bust Mascara, pronta in 10 secondi e waterproof. Io mi sono trovata malissimo, non solo per lo scovolino che ho trovato terribile,
anche per la consistenza del prodotto, che comunque resta tutta sullo scovolino e quindi vi resta proprio agrumi sulle ciglia, ma anche perché, ok, sarà anche waterproof, però è impossibile struccarlo neanche con l'olio puro, quindi comunque è fastidiosissimo strofinarsi tanto gli occhi per riuscire a struccarlo, perciò assolutamente non ve lo consiglio, anche perché comunque a prescindere non ha un buon effetto sulle sopracciglia. Mentre per quanto riguarda il cost è ni, né sì né no. Mi è piaciuto lo scovolino perché è quello in silicone e non quello classico, appunto, con tipo, non so dirlo, e questo è in silicone, a differenza degli altri che sono i classici scovolini, quelli come se fossero, diciamo, dei pettini, ecco. Questo qui in silicone io generalmente lo preferisco come scovolino per le mie ciglia, però non mi è piaciuto il fatto che è troppo cicciotto, quindi spesso mi andavo a sporcare. Qui c'è scritto effetto panoramico, quindi dovrebbe avere un effetto allungante. In realtà sì e no, nel senso, onestamente non lo consiglierei, non è il peggior mascara della mia vita, però neanche uno dei migliori, e quindi non posso che dire né sì né no, insomma, provatelo, ma non è tutta questa gran cosa. E un altro prodotto della Coste è questo Kajal, è una matita automatica nera, e anche questa mi è stata omaggiata, questa però l'ho trovata ottima, ha una durata molto molto lunga, e generalmente se non la strucco non la trovo né scomparsa né sbavata, e mi sono trovata molto bene, sicuramente uno dei prodotti che andrò a ricomprare. Devo dire però che come mina era molto corta, infatti la matita in sé mi è durata molto poco, però comunque questi prodotti hanno un costo abbastanza economico, quindi si può facilmente ricomprare, insomma non costa 20 euro. E questa assolutamente ve la consiglio, soprattutto se vi lacrimano spesso gli occhi come me. E prodotti per sopracciglia ne ho due, e uno bellissimo, l'altro bruttissimo. Vi dico per prima quello bellissimo, questo è il Maybelline Tattoo Brow. Questo non mi soffermo molto perché vi ho fatto un video specifico per questo prodotto, ed è praticamente il prodotto che va spalmato sulle sopracciglia e poi si lascia asciugare e si toglie appunto lo strato perché è peel off, e poi vi resta il tatuaggio su per 3 giorni. Io l'ho adorato, questo ovviamente è uno dei prodotti che sicuramente andrò a ricomprare, mi sono trovata benissimo soprattutto nel periodo estivo e non posso che consigliarvelo assolutamente. Prodotto invece che ho odiato è New York X Brow Pencil, questa è quella con la mina piccolissima, e scusate il singhiozzo, l'ho trovato pessimo perché la mina è durissima, non mi è piaciuto totalmente il colore, magari questo l'avrò sbagliato io, però in genere comunque se prendo il marrone mi trovo bene perché sono una classica ragazza bruna, non è che abbia chissà quali sottotono di capelli. Però non mi è assolutamente piaciuto, è molto comodo il fatto che da una parte ci sia lo scovolino e dall'altra la matita, però onestamente questa matita a me non mi è piaciuta e soprattutto non dura, d'estate non mi durava, basta che toccavo poco poco le sopracciglia e il disegno scompariva, quindi l'ho odiata. Mi sono dimenticata di parlarvi dell'ultimo mascara, questo è Essence, ma diciamo che di questo non mi soffermerò neanche a parlarvene più di tanto perché è il classico mascara che vi recensisco ogni anno e che vi dico che è il mio preferito. Questo qui è il Lash Princeps, questo è quello rosa antico che dona volume. Di questo mi piace lo scovolino perché è particolarissimo, riesce a prendere tutte le mie ciglia, anche quelle più piccole, ma soprattutto mi piace la formula perché separa le ciglia, le allunga, dura tanto, non sbava, non fa grumi, si toglie benissimo alla sera quando vai a struccarlo. Per me è il miglior mascara che io abbia in genere mai provato e solitamente vado a ricomprare sempre questo quando lo trovo nello stand, altrimenti prendo qualcos'altro per accomodare o comunque per provare prodotti nuovi. Cipria contorno occhi della Elf, questa l'ho comprata su eBay perché sapete che ormai Elf non vende più in Italia,
È una piccola confezione che serve soltanto appunto per il contorno occhi. L'ho trovata abbastanza valida, secca di meno nel contorno occhi rispetto ad una cipria. Sapete che ho la pelle grassa, quindi ho il problema di fissare il correttore, però di non andare troppo a seccare, altrimenti si vede proprio lo strato di correttore, ma soprattutto si vedono le rughette. Questa assolutamente la consiglio, mi sono trovata abbastanza bene, ne serve una dose piccolissima, tanto è vero che ci ho fatto quasi tutto l'anno, mi è finita diversi mesi fa, però comunque mi è durata un bel 8 mesi, nonostante una piccola confezione. E, assolutamente la consiglio, al costo di circa, credo di averla pagata sui 8 euro, ma mi piace davvero tanto. E altro prodotto New York Geeks che vi consiglio è l'Epic Black Mousse Liner. Con questo mi sono trovata molto bene. La pecca di questo prodotto è che si è seccato nel giro di un mese e mezzo, quindi l'ho pagato circa 8 euro, ma nel giro di un mese e mezzo ovviamente il prodotto non era neanche arrivato a metà. L'ho dovuto mettere da parte perché si era seccato e quindi trovo che la confezione sia molto scomoda, quindi se da una parte lo consiglio per quanto riguarda la durata o comunque la performance, dall'altro non lo consiglio perché mi sembrano comunque soldi buttati, nel senso un mese e mezzo è poco per un prodotto. Uno dei prodotti che ho utilizzato come cipria è anche questo qua dell'Alchemilla, anche questa praticamente è una linea bio, quindi insomma nulla questio per quanto riguarda l'inci. Qui allo specchietto qui aveva il prodotto, confezione molto carina, cipria che secca tantissimo. Tra l'altro è una cipria colorata, io ho la numero 01, però mi sembrava sempre che tendeva molto a schiarire il fondotinta. Quindi onestamente non la consiglierei che ha una pelle secca, ma più che altro che ha una pelle grassa, ma prendetela comunque di un colore magari un attimino più scuro della vostra pelle perché tende ad ossidarsi e anziché fare l'effetto contrario, cioè scurirsi, sembra che tende a schiarire il fondotinta. Non so come mai, però questo è l'effetto che io ho sempre avuto da questa cipria, quindi non mi sento di consigliarvela poi così tanto. E un fondotinta, l'unico fondotinta che ho utilizzato quest'anno senza siliconi, è questo campioncino di Bottega Verde. Ve ne parlo anche se è solo un campioncino, perché solo con questo campioncino, considerando l'alta coprenza del fondotinta, sono riuscita a fare quasi 8 applicazioni, quindi per utilizzarlo quasi più di una settimana. È un fondotinta con i siliconi, l'ho utilizzato soltanto perché anche quando io ho campioncini mi secca comunque a buttarli. E poi voglio comunque provare dei prodotti per brevi periodi, perché sapete che io non utilizzo siliconi su tutto il viso, perché tendono comunque a crearmi delle imperfezioni e dei punti neri. Però devo dire che per chi non bada all'inci, questo fondotinta è uno dei fondotinta migliori con i siliconi che io abbia mai provato. A parte che fa davvero un effetto seconda pelle, difatti questo si chiama fondotinta My Color effetto seconda pelle, con estratto di fiori d'arancio e vitamina E. E devo dire che veramente l'ho trovato un ottimo fondotinta, soprattutto dura tutto il giorno e non mi secca assolutissimamente la pelle, anche se si fissa benissimo, pur non utilizzando la cipria. Ultimo prodotto di cui vi parlo, e poi chiudiamo perché ho fatto altri 20 minuti di video, è questa cipria della Coast. Questa è in polvere libera ed è trasparente, è Invisible Touch ed è una cipria primer, quindi si può utilizzare anche prima del fondotinta. Devo dire che l'ho trovata ottima utilizzata sia come primer che come cipria per andare a fissare. Come primer minimizza tantissimo i pori. È come cipria fissa molto bene anche nel periodo estivo. Ha un costo molto contenuto, un inci assolutamente accettabile, quindi ve la consiglio perché ho trovato che sia davvero un ottimo prodotto che sicuramente andrò a ricomprare. Detto questo, è tutto quello che avevo da farvi vedere per questo 2018. Io spero che ci possiamo vedere presto in un altro video. Cercherò di ritagliarmi un po' di tempo come ho fatto in questi 2 giorni per girare questi video. Se vi è piaciuto questo video, ovviamente lasciatemi un like. Se vi va, iscrivetevi al mio canale così che ci possiamo vedere anche nei prossimi video. Un bacio a tutti!